siamo tanti a urlare no, un no forte a questa riforma che non vogliamo, che continua a erodere pezzi di democrazia. Ci vogliono togliere il diritto di voto, vogliono impedire che eleggiamo i nostri senatori, come hanno impedito che eleggessimo i rappresentanti nelle province. Ups, città metropolitane. No, non ci sono le province, sono le città metropolitane. Stessa cosa, stessa cosa. Dicono di voler abolire il Senato e poi fanno un papocchio che non è quello che serve all'Italia. Abbiamo una bellissima Costituzione, abbiamo un procedimento legislativo che è facile. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, punto. Questo è. No, non va bene. Non va bene perché quando vogliono loro la legge la fanno approvare in 48 ore, vedi la Boccadutri, con la quale si sono presi milioni di rimborsi. Quando gli va bene, quando vogliono loro la fanno approvare in 2 settimane, vedi la Fornero, e quella piangeva. Piangiamo noi, piangiamo. Quando invece noi proponiamo una legge sul reddito di cittadinanza, si perde. Quando proponiamo una legge per tagliare le indennità ai politici, cosa che hanno fatto i nostri parlamentari, la rimandano in commissione perché fa troppi risparmi. Ci prendono in giro, ci continuano a prendere in giro. Noi siamo qui per urlare un no forte. Non la vogliamo questa riforma che continua a tagliare diritti, continua a toglierci il diritto di voto. Vogliono aumentare il numero di firme per presentare le leggi di iniziativa popolare. No, non ci sta bene. Con il progetto, con la piattaforma Rousseau, possiamo noi tutti cittadini proporre delle leggi che i nostri parlamentari portano in Parlamento. Questo vogliamo. Vogliamo ridare il potere di decidere ai cittadini. Vogliono un Senato composto da persone che fanno già un altro lavoro, o nel mio caso addirittura due lavori, perché i sindaci delle città metropolitane già sono sindaci della città capoluogo. E che cosa dovrebbero fare questi senatori in quelle poche ore che gli resta? Studiare i complicati regolamenti parlamentari, studiare in 10 giorni le leggi, i disegni di legge della Camera, perché 10 giorni di tempo abbiamo per studiare i disegni di legge della Camera e provare a proporre poi delle modifiche. Come facciamo? Come si può pensare che una funzione importante come quella di senatore venga esercitata nel dopo lavoro? Io dormo 3 ore per notte. Chi lavora con me, e lo sa, riceve le più belle mail, quelle più importanti, tra le 3 e le 4, sì è vero, tra le 3 e le 4. I commessi che lavorano in Campidoglio vedono che usciamo sempre alle 10, le 11, mezzanotte. Una volta ci ho dormito in Campidoglio. Questi sono gli orari. Quando i cittadini eleggono un sindaco, vogliono che quel sindaco, quella persona, si occupi dei problemi di quella città, non vada a fare poi anche altro. Io lo dico, non lo voglio fare il senatore, non mi interessa. Io sono stata eletta per governare Roma. E credo che sia un segno di rispetto per tutti quelli che scelgono i sindaci, che i sindaci facciano i sindaci, non facciano altro. Non ho bisogno di fare altro nella vita, io ho bisogno di avere una città che funzioni e mi devo concentrare, devo studiare, devo capire perché per anni è stata abbandonata così. Non ho bisogno di una riforma costituzionale che toglie potere ai cittadini. Noi tutti abbiamo bisogno di una Costituzione che sia applicata, perché c'è, è bellissima, la devono solo applicare, non la devono calpestare. Non devono dare la colpa alla Costituzione delle loro inefficienze e delle loro incapacità. Non è colpa della Costituzione se gli bocciano l'Italicum, o comunque perché adesso è di nuovo al vaglio della Corte Costituzionale, o se gli bocciano la Madia perché è scritta con i piedi. Io non voglio che dei parlamentari, che evidentemente qualche cosa la sbagliano anche loro, forse sono un po' pressappochisti, riscrivano la mia Costituzione. Per questo io dico con forza no, no, no! Facciamogli sentire la vostra
la nostra e la vostra voce. Facciamogli vedere chi è che dice poi sempre no a quelle che sono le riforme che interessano il Paese. Abbiamo proposto in Parlamento il reddito di cittadinanza. Cosa hanno risposto? Abbiamo proposto in Parlamento il taglio delle indennità ai parlamentari. Che cosa hanno risposto? Chiediamo lavoro. Che cosa rispondono? Continuano a dare una serie di no alle richieste del Paese. Continuano a dire sì, sia ai privilegi, sia al potere alle banche, sia alle lobby. Eccoli loro sì. Eccolo. Noi non li vogliamo questi sì.